Gabriel, sono già 7 anni che sei con la marca Futsal, ma ti ricordi il tuo primo giorno qui a Castelfranco? Sì, mi ricordo il primo giorno come se fosse oggi, l'11 gennaio 2006. Io sono partito da Rio che faceva 39 gradi, sono arrivato qua a Venezia a meno 7. Pensate che botta. Ma l'adattazione, cioè, è stato un po' difficile adattarmi qui a Castelfranco perché c'è un altro tipo di città, persone diverse, la lingua, il tutto quanto. Ma ormai da 7 anni che sono qua, già mi trovo come se fossi a casa. Ti senti più italiano o più brasiliano? Posso saltare la Ci domanda? mancherebbe. No, no, dai. Io da tanto che sono qua, cioè, diciamo che sono molto legato al paese, alla città. Ho conosciuto tante persone, ho tanti amici qua. E quindi non è un discorso di nazionalità, ma sì, un discorso di sentirsi bene. Cioè, l'Italia, diciamo, mi ha accolto molto molto bene. Che cosa ti manca del Brasile e cosa vorresti che dell'Italia ci fosse in Brasile? Quello che più mi manca del Brasile è la mia famiglia, soprattutto la mia famiglia, cioè stare lontano da loro è molto molto difficile. L'Italia, diciamo, adesso con la crisi è un po' calata, ma è un paese di primo mondo, quindi magari l'organizzazione italiana in Brasile forse sarebbe l'ideale. Della stagione 2011-2012, che cosa conservi gelosamente nel cuore e che cosa invece vorresti cancellare? Quello che voglio cancellare sono le ultime partite contro la Luparense. Soprattutto l'ultima, ma quello che mi porto nel cuore è stata l'esperienza in Final Four di Champions League, che per me è stato un episodio fantastico, anche se non siamo arrivati fino in fondo, ma è stata veramente una bella esperienza, proprio, cioè, giocare a quei livelli là è l'apice del calcio a 5, direi. È stata un'esperienza molto molto bella e me la porterò sempre. Leggendo sui vari post di Facebook, su siti, eccetera, tanti appassionati dicono che il capitano è Fernando, ma la vera bandiera della marca è Miraglia. A me fa piacere perché per me è molto importante creare delle radici, cioè dove vai, se, cioè, se è impossibile non creare un legame con tutta la città, con le persone, se stai lì per 5, 7, quello che sia. A me mi fa molto piacere, diciamo, se le persone dicono così. Domanda fantasia. Tempo fa nel calcio a 11 Daniele De Rossi ha detto di no all'offerta faraonica del Manchester City. Adesso giro a te questa situazione, visto che sono 7 anni che sei qui a Castelfranco. Non dico nel mondo, ma metti caso che un miliardario italiano ti facesse una proposta allettante. Resteresti a giocare nella marca oppure cambieresti casacca? Adesso come adesso no. No, ecco, quindi allora se arrivasse un'offerta da qualsiasi altra squadra italiana tu non ti muoveresti da qua. Anche perché il mio cartellino appartiene alla marca. Una cosa bella che ho notato nel gruppo è che qui, tra di voi giocatori non esistono falsi modesti, ovvero a domanda rispondono e nessuno nega che si vuole vincere alla grande e si punta soprattutto allo scudetto. Certo, bisogna far così, cioè, noi siamo consapevoli delle nostre forze, è inutile nascondere che questa non è una squadra fatta per vincere. E quello, secondo me, è uno stimolo in più. Se giocare un campionato per vincere è la cosa più bella. Ci è giunta una domanda interessante via mail e te la leggo testualmente. Questo ragazzo ci chiede se l'emozione che tu provi a prenderti una pallonata in faccia è pari a quella di un attaccante quando fa un gol decisivo. Non è che provo emozioni, cioè innanzitutto provo dolore. No, ma salvare un gol è sempre un'emozione particolare, cioè perché il portiere in sé è un ruolo particolare, quindi noi stiamo lì per difendere, per salvare la squadra, quindi se riusciamo a fare un miracolo come usiamo è un'emozione unica. Perché c'è la leggenda che tutti i portieri sono un po' dei matti, dei pazzoidi? Io non
dicono, c'è questo detto un po' uno scherzo, ma cioè, forse a forza di prendere pallonate qualcuno forse è diventato matto e finito, è stato ricoverato. No, scherzo, non è un detto, non è che... Ti faccio l'ultimissima domanda. A breve tornerà Feller. Come la vedi la cosa? Un ostacolo per la tua stagione o invece la presenza di un fuoriclasse come Alexander può rappresentare uno stimolo notevole per migliorarti ancora? Non è senz'altro un problema, cioè avere Feller accanto mi è sempre stato di aiuto, perché ho imparato tanto da lui. È certo che sarà molto più duro giocare, perché un campione come lui è difficile, diciamo, fregargli posto, ma io sono qua per quello, per lavorare, per cercare io di trovare il mio posto in squadra. Anche quest'anno, ragazzi, dopo 7 anni, Gabriel Miraglia dice vamos Marca. Vamos Marca. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go. And I'm betting you like girls, to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne. Pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, come. Slow it down, baby, take a look. Blow my whistle, baby, whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. Just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go. La sua puntata blocca due tempi. Miraglia che riparte. Attenzione. Parte. Supera il centrocampo. Se ne va il tiro e la rete, una grande azione, ma perché la Lazio non è intervenuta? È indietreggiata, l'hanno lasciata andare fino a 7 metri della porta.